Il nome Marceline Orbes oggi è sconosciuto, ma per chi ama il mondo comico e la comicità non può passare inosservato. Charlie Chaplin è stato profondamente influenzato da lui, ma soprattutto lo ha decisamente ispirato, alla pari di Max Linder. Non solo lui però, anche Buster Keaton andava a vederlo ed osservarlo, ad imparare da lui quando si esibiva. Marceline, come era generalmente noto, era uno dei clown superstar del palcoscenico, apparendo per 5 anni all'Ippodrome di Londra, dal 1900 al 1905, prima di intraprendere una splendida carriera di 10 stagioni all'Ippodrome di New York. Nel 1915 Marceline si era affermato come uno dei comici più famosi del mondo. Era anche uno dei più influenti. Mentre era a Londra, nel 1901, Marceline, durante un'elaborata produzione di Cenerentola, lavorò con un giovane Chaplin. Più di 60 anni dopo, Chaplin descriverà Marceline con vividi dettagli. Marceline, il grande pagliaccio vestito con un abito da sera, sciatto e un cappello da opera, è stato il primo clown di situazione, il primo comico che usava le emozioni, quello che facciamo noi a teatro, ecco perché ne siamo così legati. Nella sua autobiografia Chaplin ha dedicato una notevole quantità di spazio a Marceline, segno della stima nei confronti di questo genio comico ormai perduto. Decenni dopo la sua morte, Buster Keaton avrebbe ricordato con affetto Marceline come il più grande clown mai esistito. Sfortunatamente per gli storici, gli studiosi di cultura, gli appassionati di circo e gli amanti della comicità muta o visuale, Marceline si è esibito esclusivamente dal vivo. Quasi nulla di esso sopravvive per essere apprezzato e studiato oggi. Persino i contrattempi di Marceline nel 1915, la sua unica incursione nel mondo del cinema narrativo, è andato perso. Marceline merita molti più riconoscimenti di quelli che ha ricevuto, sicuramente. Marceline Orbes nacque intorno al 1873-74 a Saragozza, in Spagna, da una famiglia molto numerosa, non è precisa la data. Lottando finanziariamente, al giovane Marceline fu permesso di apparire in uno spettacolo di circo locale. Il bambino era vestito come una replica in miniatura del clown che lo trasportava. Veniva adagiato al centro della pista di segatura e facendolo rotolare per il divertimento della folla. È diventato un acrobata, un tumbler, allenando i suoi muscoli in modo che esprimessero ogni emozione. Dopo il suo debutto nel circo da bambino, Marceline si mise per strada per diventare un augusto professionista, esibendosi nella sua nativa Spagna, poi in Francia e, entro la fine del secolo, in Inghilterra. L'emozione era una parte fondamentale del talento artistico di Marceline. A differenza di Francis Sliver Oakley, suo successivo collaboratore all'Ippodrome di New York, Marceline non si è mai considerato un clown, ma un vero augusto. Lui diceva: sono divertente senza il costume da clown. Io sono un comico. Così diceva di se stesso. Quel costume ha sicuramente impressionato l'undicenne Charlie Chaplin, che si è esibito con Marceline al London Hippodrome. Secondo Chaplin, Marceline indossava un abito da sera, sciatto e un cappello da opera. Il trucco di Marceline ha rappresentato una via di mezzo tra il tradizionale pagliaccio da circo alla Joseph Grimaldi e Chaplin. E Keaton era semplice. Ma torniamo al giovane Marceline. Nel 1900 aveva affinato la sua arte al punto di essere assunto al London Hippodrome. La carriera di Marceline fece un altro balzo in avanti quando fece la traversata transatlantica per 10 stagioni, a partire dal 1905 a New York, sempre all'Ippodrome, un luogo gigantesco in cui venivano regolarmente organizzati spettacoli in stile circense per le folle
adoranti, esibendosi davanti a un pubblico composto da 5.000 persone, Marceline è stato visto da un giovane Buster Keaton, insieme a diverse centinaia e migliaia di altri bambini e alle loro famiglie. Il pubblico totale di Marceline in quel periodo avrebbe potuto potenzialmente ammontare a milioni di spettatori. In Lamplight del 1952, Chaplin ha toccato la vita di un ex clown la cui carriera era giunta a una fine ingloriosa, grazie all'apatia del suo pubblico un tempo adorante. Se tu confronti il costume di Chaplin in questa scena con la foto di Marceline, beh, non trovi che Chaplin abbia avuto omaggiarlo? Il nome di Marceline appariva regolarmente sui giornali. Erano le frasi che lo definivano. Pensa che al suo 37esimo compleanno fu sommerso da 3.000 bambini entusiasti che gli strinsero la mano e tentarono di indovinare la sua età. Beh, coloro che indovinavano ricevevano una foto autografata del famoso clown dell'ippodromo. Marceline ottenne tale successo, oltre alle sue performance, grazie alle recensioni dei giornali e un forte passaparola, ma anche grazie alle avventure romanzate di Marceline nel fumetto del giornale del New York World. L'anno successivo la sua popolarità aumentò quando la Winthrop Pictures pubblicò Marceline, il clown famoso in tutto il mondo. Anche se poco si sa di quel film ormai perduto, il debutto cinematografico di Marceline sarebbe stato probabilmente poco più di una singola routine filmata da una telecamera fissa e solitaria, senza narrazione. È possibile che l'intero film sia durato poco più di pochi secondi. Nel 1914 Marceline era pronto a far avanzare ancora una volta la sua carriera. 6 mesi a Londra, dove ha trovato fama e prestigio, prima poi di ritornare ancora negli Stati Uniti. Una volta tornato in America, nel marzo 1915 i giornali riportavano un grande interesse della Keystone per Marceline, il famoso clown dell'ippodromo. Ma non fu così. La sua carriera del cinema è finita quando era appena iniziata. Keystone avrebbe probabilmente ribaltato la carriera di Marceline, ma questo non lo sapremo mai. Continuò all'Ippodrome di New York. Era il 1915. In altre parole, Marceline e la sua comicità era passata di moda grazie proprio al mezzo che stava rendendo il suo ammiratore, Charlie Chaplin, una star. Il destino. Anche l'età e il calo della forma fisica possono aver avuto un ruolo. Più tardi, nel 1915, si ritirò temporaneamente dallo spettacolo e aprì il suo primo ristorante. Anche quello è stato un disastro e lo prosciugarono finanziariamente e alla fine del decennio Marceline fu nuovamente costretto a esibirsi per guadagnarsi da vivere. Nel 18 Marceline era tornato al circo, ma non come artista in primo piano, ma come un clown insieme a tanti altri. Durante quel periodo Charlie Chaplin, che conservava ancora affettuosi ricordi della sua ispirazione d'infanzia, andò a vedere Marceline esibirsi quando il circo dei fratelli Ringling arrivò in città. Rimase profondamente deluso quando vide Marceline. Come disse Chaplin, mi aspettavo che sarebbe stato presentato, ma sono rimasto scioccato nel trovarlo solo uno dei tanti pagliacci che correvano intorno all'enorme ring. Così disse Chaplin. Poco dopo la moglie di Marceline lo lasciò. Alla fine del decennio le fortune di Marceline si erano completamente distrutte. Se avesse saputo dell'alta considerazione in cui Chaplin lo teneva, forse il suo futuro sarebbe stato diverso. Nel 1925 Marceline scattò quella che potrebbe essere stata l'ultima sua immagine in costume. Solo 2 anni dopo che quella foto era scattata, sarebbe stato trovato morto nell'hotel fatiscente in cui aveva trascorso i suoi ultimi giorni.
si era sparato, circondato da vecchie foto di se stesso in costume. Il suicidio di uno dei clown teatrali si è rivelato un piccolo scoop mediatico. La stampa giocò sul fatto che il clown, nonostante faccia ridere, sia triste nella sua vita privata. Da qui nasce il mito. Qualunque cosa alla fine abbia motivato Marceline a togliersi la vita, i media si sono divertiti nella narrazione dell'evento. Era un maestro della commedia situazionale. Sebbene la pittura del viso di Marceline fosse modesta, se confrontata con la faccia gessosa ispirata a Grimaldi e dei suoi colleghi, i pagliacci del grande schermo non erano truccati. Nonostante la sua popolarità, Marceline e l'arte della risata di inizio secolo rimangono persi sia per gli storici che per i critici. A differenza di molti dei suoi colleghi buffoni, l'umorismo di Marceline non era radicato in abiti ridicoli, scarpe oversize, battute verbali oscene o strati di trucco bianco. Le sue radici comiche erano cementate nel mimo e nella condivisione delle emozioni tra performer e pubblico, quello che io amo profondamente. Chaplin e Keaton lo avrebbero ricordato con affetto, come un re. Possiamo rendere giustizia alla sua memoria, riconoscendo come uno dei clown e comici visuali più importanti della storia. Tra il mito di Chaplin e Keaton, perché non sappiamo bene se quel giorno avesse firmato con la Keystone, cosa sarebbe successo alla comicità di oggi? Tempo fa la poesia ha incontrato la risata ed è nato Marceline. Spero ti sia piaciuto il video e se lo è, mi aspetto un like, solo così posso capire. Iscriviti al canale e fammi sapere nei commenti se lo conoscevi e se conosci altri comici come lui che sono stati dimenticati dalla storia. Ringrazio la mia fonte Darren Reid, il docente di storia all'Università di Comica. Io ti aspetto al prossimo video.